La medicina di territorio sarà potenziata, è la promessa fatta dall'assessore al welfare Giulio Gallera, intervenuto all'ospedale di Voghera. Con il nuovo direttore generale della Sanità Lombarda, Marco Trivelli, ha spiegato Gallera, stiamo lavorando ad un piano territoriale che riguarda il potenziamento del ruolo delle USCA, ovvero le guardie mediche speciali attivate nel periodo dell'emergenza, l'istituzione degli infermieri di comunità, già sperimentati in Piemonte e Liguria negli ultimi anni, e un rafforzamento delle sinergie con i medici di base. Da un lato c'è tutto il tema del piano territoriale che stiamo ultimando con l'assunzione dei 1600 infermieri di famiglia, il potenziamento delle USCA, la telemedicina, quindi quello è un piano altrettanto importante come il piano ospedaliero che deve trovare esecuzione. Abbiamo la campagna di screening che stiamo compiendo e che stiamo attivando sul territorio, perché sempre di più da test sierologici a tampone stiamo andando a verificare quella che è la situazione. Poi c'è il ritorno alla normalità, che è una situazione complicata, il tema dell'ambulatoriale, delle visite ambulatoriali, che erano da sempre una situazione difficile e che è resa ancora più difficile dalle regole anti-Covid, perché è chiaro che oggi il dover sanificare tutto, il dovere avere meno persone all'interno delle sale d'attesa sta riducendo il numero di visite che noi facciamo ogni ora, e quindi questo aumenta le liste d'attesa. Stiamo studiando un piano anche per questo, per poter recuperare ciò che è rimasto indietro ed essere ancora più tempestivi. L'avere gli infermieri di comunità vuol dire mettere degli infermieri che lavorano a domicilio, che supportano i medici di medicina generale e riescono a essere un'antenna importante. Le USCA, che sono unità di continuità assistenziale speciali, servono proprio a essere una pattuglia che va a casa anche dei pazienti più critici, come erano i pazienti Covid, o che ci aiuterà nella grande fase delle vaccinazioni che avremo nell'autunno.